Diamo tutto in scena, diamo le pronte in sartoria, per favore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, poi ti muovi. Vai. Motore. Azione. Alza un pochino la testa. Stai indietro all'inizio. Adesso guarda in alto la sua, alzi verso di me. Guarda sempre la mia mano. Non mi va come vi guardo. Non vi guardo. Non vi guardo. Giriamo. Buonasera, grazie. Buongiorno a tutti, sono Barbara Giordani, casting director. Ho aderito con grande gioia all'iniziativa di fare cinema edizione 2020 in questa forma totalmente innovativa, ovvero preparando un piccolo self-tape, una piccola intervista da casa, in quanto, come tutti, sono in autoisolamento da circa 2 mesi. Allora, la figura del casting director la possiamo riassumere in pochissime parole. Il casting director è l'esperto degli attori. Ma cosa c'è dentro un film? Il film è un punto di arrivo, è l'insieme di una molteplicità di gesti creativi che si devono accordare tra loro come in una sinfonia. E il lavoro del casting director è appunto uno di questi gesti creativi. Possiamo considerare il cast di un film come un affresco dove tutto deve essere in armonia, dove tutti gli elementi devono essere in armonia, e per elementi intendiamo gli attori. Quindi il casting director è colui, è la figura professionale che si deve preoccupare e occupare affinché questi elementi, ovvero gli attori, siano in armonia tra di loro al fine di formare questo affresco finale. Ma come si diventa casting director? Non esistono delle scuole specifiche, o almeno fino adesso, però esistono delle caratteristiche per intraprendere questa carriera, per intraprendere questo bellissimo mestiere. Io metterei al primo posto la passione, e per passione intendo la passione di vedere film, quindi vedere serie televisive, andare a teatro e cibarsi, nutrirsi ed essere onnivori, in modo da crearsi un proprio bagaglio culturale, artistico, visivo, figurativo, tale al quale da poter attingere nel momento in cui si andrà a fare il proprio lavoro di casting. Ma e un'altra cosa fondamentale, oltre alla passione, per me è la capacità di intravedere il talento, cioè l'occhio per il talento, l'occhio per vedere il famoso X Factor, ovvero un casting director deve avere la capacità di intravedere, di vedere il talento in un'attrice o attore, ancor prima che questo talento, diciamo, X Factor sia visibile ai più. E questa per me è una caratteristica fondamentale. Ma esattamente in che cosa consiste il lavoro del casting director? Allora, il casting director, diciamo che è una figura che inizia per prima nella preparazione di un film, è una delle figure che inizia per prima. Ma tecnicamente cosa fa? Il casting director legge la sceneggiatura ed effettua lo spoglio della sceneggiatura, ovvero inizia a suddividere i ruoli che trova nella sceneggiatura in ruoli protagonisti, coprotagonisti, secondari, piccoli ruoli, piccolissimi ruoli e camei, ed eventuali camei. E in questa fase chi sono le figure di riferimento del casting? Sono il regista e la produzione. Ma esattamente il lavoro del casting director qual è? Il casting director io la potrei considerare quasi una figura di cuscinetto che deve collegare e mettere d'accordo le esigenze artistiche di un regista con le esigenze produttive, pragmatiche, economiche di una produzione. Questo perché ovviamente non così spesso le due esigenze collimano. E la figura del casting director è proprio la figura che deve fungere da raccordo tra queste due esigenze. Quindi il casting director deve avere sia una sensibilità artistica che una capacità produttiva. E un'ulteriore fase del lavoro del casting director è
la scelta degli attori da proporre al regista, quindi la scelta degli attori da portare a un provino. E questa fase, e chi sono le figure di riferimento in questa fase? Sono le agenzie di rappresentanza attori. E qui vorrei fare un importantissimo distinguo, ovvero da una parte il casting director e dall'altra le agenzie di rappresentanza attori. Queste due figure professionali lavorano insieme, ma non sono assolutamente assimilabili, cioè sono due figure diverse, ovvero il casting director non può assolutamente in nessun modo rappresentare attori. Lavora con le agenzie di attori, ma non può rappresentare attori. E dopo questa fase, quindi, il casting director sceglie degli attori da portare alla fase dei provini e da presentare poi al regista, al produttore ed eventualmente alla rete che ha commissionato il prodotto finito, il prodotto finale. In questa fase è richiesta un'altra caratteristica, un'altra, diciamo, capacità al casting director, ovvero è richiesta una sensibilità, in quanto il momento del provino è un momento molto delicato, è un momento delicato in quanto il provino di per sé è una situazione di finzione, è una situazione dove l'attore si trova a interpretare un ruolo, a interpretare una scena senza avere a sua disposizione una situazione di scenografica, ma semplicemente si trova di fronte a una telecamera. Quindi in questa fase è richiesto al casting director un'ulteriore sensibilità in modo che l'attore sia messo nella miglior condizione possibile per affrontare il provino, in quanto sia il casting director sia l'attore vogliono che il risultato finale, ambiscono a che il risultato finale sia ottimale. Una volta fatti, diciamo, i provini, questi provini vengono portati al regista e al produttore, quindi siamo di nuovo nella fase del rapporto con regia e produzione. Anche questa fase, e di nuovo siamo in un momento in cui la figura del casting director è una figura cuscinetto, in quanto da una parte abbiamo l'esigenza artistica del regista e dall'altra abbiamo l'esigenza produttiva del produttore. L'esigenza artistica consiste nel fatto che il regista vorrebbe il miglior attore per il ruolo. Dall'altra abbiamo la produzione che vorrebbe, ovviamente, che deve ovviamente fare i conti con un budget che ha a disposizione per gli attori. Quindi ancora questa volta il casting director deve riuscire a soddisfare entrambe le posizioni, sia la parte artistica che la parte produttiva. Quindi una figura, diciamo, come dicevo prima, proprio di cuscinetto. E una volta appunto scelti gli attori, si arriverà al risultato finale. E come sempre, una cosa importante è l'occhio finale, l'occhio per quello di cui parlavo prima, cioè l'affresco finale, che deve essere totalmente in armonia. E, tornando alla figura del casting director come figura professionale, i casting director in Italia sono riuniti in un'associazione che riunisce più di 60 casting director con assistenti casting, in quanto anche l'assistente casting è una figura fondamentale. E questi casting director, tutti i casting director e assistenti casting sono riuniti in un'associazione che si chiama UICD, Unione Italiana Casting Directors. E scopo dell'associazione è la promozione della figura del casting director nel mondo dell'audiovisivo. Per quanto riguarda, diciamo, il mio lavoro di Barbara Giordani, ho al mio attivo tantissime produzioni cinetelevisive, però vorrei parlare della produzione, cioè del lavoro fatto per Perfetti Sconosciuti, in quanto Perfetti Sconosciuti è nella storia del cinema italiano il film con più remake al mondo e nel 2019 è entrato nel Guinness dei primati come film con più remake in assoluto nella storia del cinema.
addirittura al momento, almeno a me risulta, 18 paesi che hanno realizzato un rifacimento: Grecia, Spagna, Turchia, India, Francia, Sud Corea, Cina, e tutti questi paesi hanno fatto un loro remake con attori locali. Quindi molto interessante, diciamo, a mio avviso, sarebbe confrontare il lavoro fatto in Italia da me con il lavoro fatto nei rispettivi paesi con gli attori locali. Detto questo, vi saluto e vi ringrazio dell'attenzione e confidando al più presto di poter riprendere il nostro bellissimo mestiere, tutte le nostre attività produttive.